un mistolana che andrebbe lavorato con l'uncinetto da 3 mm, ma io userò un uncinetto da 4 mm perché voglio un lavoro molto più morbido. Comincio con il cerchio magico in questa maniera, quindi prendo il filo, passo l'uncinetto dentro, faccio una catenella per fermarlo, ok. E poi all'interno di questo cerchio magico faccio 18 maglie alte. La prima la sostituisco da 3 catenelle, una l'ho già fatta, 2, 3, carico il filo, passo dentro il cerchio magico, estraggo il filo e lavoro la mia maglia alta. Chiudo le prime due maglie e le altre. Questa è una maglia alta, quindi sarebbero due maglie alte perché la prima viene sostituita dalle 3 catenelle e la seconda è una maglia alta normale. Ne devo fare altre 16 per arrivare a 18. Infilo, sfilo le due maglie e le altre due. Un'altra volta carico il filo, entro nel cerchio magico, estraggo il filo, chiudo le prime due maglie e le altre due, così via fino ad arrivare ad averne 18. Sono arrivata alla 18ª maglia alta. Adesso prendo questo, ecco, questo filo, il filo iniziale, tiro in questo modo, chiudo il cerchio, poi faccio una maglia bassissima per chiudere nella terza catenella d'inizio, quindi 1, 2, 3 catenelle d'inizio, entro l'uncinetto, prendo il filo e lo faccio passare direttamente senza fare nessuna maglia. In questo modo ho fatto la mia maglia bassissima per chiudere il cerchio. Bene. In questo secondo giro invece faccio una maglia alta qui dove sono, quindi comincio con 3 catenelle che mi sostituiscono la mia prima maglia alta, 1, 2, 3, poi faccio una catenella in più e carico il filo e passo nella maglia successiva per fare la maglia alta nella prima maglia che trovo qui, ecco, entro, estraggo il filo e faccio una maglia alta. Poi faccio una catenella, carico ancora il filo nella seconda maglia, in questo buco qui, qui faccio un'altra maglia alta. Poi una catenella e di nuovo carico il filo, entro nella maglia successiva e faccio la mia maglia alta. Ok, una catenella e vado avanti così fino alla fine del giro. Ecco, ho fatto le mie 18 maglie alte con una catenella, ho fatto l'ultima maglia alta, ultima catenella e chiudo con la mia maglia bassissima, 1, 2, 3 catenelle. All'interno della terza catenella d'inizio entro con l'uncinetto, così, ecco, prendo il filo e lo faccio passare direttamente attraverso la maglia su cui ho lavorato. Questa era la mia ultima maglia bassissima. Adesso con una maglia bassissima devo entrare a lavorare dentro questo arco qui. Allora, inserisco l'uncinetto, estraggo il filo, lo faccio passare attraverso l'asola e qui ci sono, faccio 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, passo nell'arco successivo, nel foro successivo e faccio una maglia bassa. Di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle e di nuovo una maglia bassa. Maglia bassa, entro, estraggo il filo,
e chiudo le maglie. Ok, ancora 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, entro, estraggo il filo e chiudo. Questo per tutto il giro. Alla fine mi ritroverò, devo arrivare fino al 17° petalo. Ecco fatti i miei 17 archi, o 17 petali, mi sembra anche un fiore, comunque 17 archi, e l'ultimo lo faccio con 2 catenelle, carico il filo e una maglia alta nel punto di inizio, una maglia alta. In questa maniera sono a metà dell'arco ed è da qui che devo cominciare a lavorare. Nel punto in cui ho fatto la maglia alta, devo fare 2 maglie alte nello stesso punto. Poi una maglia bassa nell'arco successivo cinque catenelle 1 2 3 4 5 catenelle una maglia bassa nell'arco successivo. Poi di nuovo 2 maglie alte nella maglia bassa che c'è qui sotto, questa. 2 maglie alte entrando in questa maglia bassa qua. Così. Una nello stesso punto. 2. Una maglia bassa nell'arco dopo questo. Una maglia bassa, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, una maglia bassa nell'arco e di nuovo vado avanti con le 2 maglie alte, sempre all'interno della maglia bassa che c'è qui sotto. Ok, 1. E 2 e una maglia bassa nell'arco 5 catenelle 1 2 3 4 5 una maglia bassa e così via fino in fondo. Ecco, sono arrivata alla fine, ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 archi, devo fare l'ultimo arco, quello di chiusura, non ce ne sarebbe bisogno, però io consiglio di mettere un marcapunti in qualche modo. Io per mettere il marcapunti faccio così, qui devo fare, per fare l'ultimo arco devo fare 2 catenelle, allora la prima catenella carico anche un filo di un altro colore, ok, poi lo sfilo, in modo che così lo lascio infilato a metà nella lavorazione, diciamo così. Ecco, una catenella e 2 catenelle, bene, così rimane segnato l'ultimo giro, diciamo, che viene fatto. Ecco, e una maglia alta puntando l'uncinetto all'inizio qui. La mia maglia alta e di nuovo vedi, così è stato fatto l'arco e sono già nella sommità, nel punto da cui devo partire per fare il mio quinto giro. In questo giro qui faccio 3 maglie alte nello stesso punto da cui in cui ho fatto partire la maglia alta di chiusura, quindi 3 maglie alte, una
2, 3, nello stesso punto, così, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, una maglia bassa nell'arco successivo. Di nuovo 3 maglie alte nella maglia bassa qui di unione, diciamo, fra le catenelle di prima e l'inizio del ventaglietto, qui nella maglia bassa, qui sotto entro e faccio 3 maglie alte all'interno dello stesso punto. 2, 3, 5 catenelle, 3, 4, 5 catenelle, maglia bassa nell'arco, in questa maniera. Di nuovo carico il filo sempre nella maglia bassa qua nel punto di incontro, faccio le mie 3 maglie alte, 1, 2, 3, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e vado avanti fino ad avere sempre 8 archi, perché il nono, l'ultimo, lo farò sempre con delle catenelle e con una maglia alta, quindi devo fare fino a 8 volte questo. Eccomi arrivata all'ottavo arco, ho fatto le ultime 5 catenelle con la maglia bassa. A questo punto faccio le ultime 3 maglie alte qui nell'incrocio, una, due, tre, e l'ultimo arco lo faccio con il sistema che ho utilizzato prima alla fine del giro. Intanto sfilo questo qui che non mi serve e lo utilizzo adesso. Metto di nuovo il marcapunti, posso fare anche così, ecco, passo attraverso, faccio le mie 2 catenelle, una e due, così il filo rimane incastrato in mezzo, e una maglia alta puntando qui all'incrocio, una maglia alta, ecco fatto. I prossimi 2 giri, il sesto e il settimo giro, devono essere lavorati uguale, nella stessa identica maniera, quindi comincio con 4 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e una maglia bassa nell'arco successivo. In questo modo. Di nuovo 4 maglie alte all'interno della maglia bassa sottostante, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e di nuovo la maglia bassa nell'arco e così via per tutto il giro. Eccomi arrivata all'ottavo arco, diciamo, del sesto giro.
faccio un nono arco, è un arco nella stessa maniera, sfilo intanto il cordoncino, il marcapunti. Adesso metto di nuovo il marcapunti, faccio 2 catenelle, una e due, e poi faccio la mia maglia alta qui all'incrocio. Una, ecco qua. A questo punto il prossimo giro lo faccio uguale a quello che ho appena fatto, quindi 4 maglie alte, cinque catenelle, una, due, tre, quattro, cinque catenelle e chiudo, e una maglia bassa qui nell'arco. Di nuovo le mie 4 maglie alte, due, cinque catenelle, una maglia bassa e così via per tutto il giro. Eccomi arrivata alla fine del settimo giro, sfilo di nuovo il marcapunti e lo reinserisco per il prossimo giro qui. Ok, faccio 2 catenelle, una, 2 catenelle e la mia maglia alta all'inizio del ventaglio qua. Ok, adesso dall'ottavo al 19° giro saranno tutti quanti uguali a quello che faccio adesso, cioè quindi fino al 19° giro saranno tutti quanti come quelli che sto per fare. Allora, comincio con 5 maglie alte nel punto di inizio, 1, 2, 3, 4, 5. 5 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5 catenelle e chiudo con una maglia bassa qua sull'arco. Di nuovo 5, 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, 5 catenelle, 1 maglia bassa e come per tutti quanti gli altri giri farò 8, arriverò all'ottavo arco e chiuderò con le 2 catenelle e la maglia alta puntandola all'inizio del giro. Questo fino al 19° giro. Ci vediamo dopo. Eccomi arrivata al 19° giro, alla fine. Allora adesso chiudo con le 2 catenelle, una, 2 catenelle, posso togliere il marcapunti e una maglia alta nel punto di incontro qui. Allora, al 20° giro faccio 4 catenelle, 1, 2, 3, 4,
una maglia bassa sulla terza maglia alta del ventaglietto. 3, 4 catenelle, 1, 2, 3, 4 e una maglia bassa sull'arco. Di nuovo 4 catenelle, 3, 4, una maglia bassa sulla terza maglia alta e così via per tutto quanto il giro. Sono arrivata alla fine di questo giro, l'ultimo arco lo faccio con 2 catenelle e una maglia alta nell'incrocio qui. Adesso faccio 4 maglie alte nello stesso punto. 1, 2, 3, 4. Una maglia bassa nel primo arco. Poi 4 maglie alte nella maglia bassa, devo lavorare sulla maglia bassa che è qui sopra la terza maglia alta. 4 maglie alte, 1, 2, 3. Una maglia bassa nell'arco. Di nuovo nella maglia bassa seguente, 4 maglie alte. 1, 2, 3, 4 e una maglia bassa nell'arco. E così via per tutto quanto il giro. Sono arrivata alla fine del giro, questo era il 21° giro, l'ultimo, e allora adesso chiudo con una maglia bassissima qui, all'inizio del giro. Ok, una maglia bassissima, taglio il filo. Adesso lo fermerò, fermerò i fili che ci sono. Ecco finito, ho fermato tutti quanti i fili, mi sembra molto carino.